interrompo un'altra volta. Oh Dio, mi interrompo un'altra volta. E poi vende tigri e leoni già pronti, già pronto a recitare il loro esercizio. A noi domatori tocca soltanto seguirle. Le bestie fanno tutto loro. Hanno un gran senso del ritmo musicale. Se ci fate caso, riusciscono sempre a levare. Sentito? Il maschio fa un salto. Certo, i maschi dei leoni. Fa uno zompo fin lassù e poi un, due, ruggito. Qui viene la scena dove la leonessa fa la ritrosa. Si chiama Zenda. Bravissima. Fa finta di non voler salire sullo sgabellone qui dove ci ha appollaiato il leone perché è in lite col maschio. Sentito il cronio, eh? Oh, mi raccomando, questo del numero già preparato dall'allenatore tedesco. Non lo scrivete, eh? Se no vi vengo a prendere e vi chiudo nella gabbia insieme alla pantera. Va aperto. Dove eravamo rimasti? Ah, la femmina fa le pizze e io allora la tiro per la coda. E puoi giurarci, qui il pubblico trattiene il fiato. E poi, zam, la sculaccio, sciocco de frusta, tutto tempo di musica. E lei salta vicino al maschio. Il maschio si struscia, vuol far la pace. Lei si rivolta con una zampata. Ruggito, uno, due, tre. E il maschio scappa, con la coda fra le gambe, spaventato. E la gente batte le mani. Sì, tutte le sere così. Il pubblico ci casca, crede che sia per caso. Sentito? Fingono di litigare. Tutto recitato. Fa parte del numero. Non c'è niente per caso. Mio figlio che studia dice che è come da noi quando cade il governo e poi fanno il rimpasto. Scenate, insulti. Tutto già preparato. Fa parte del numero. Insomma, qui bisogna imparare tutto come un balletto. Scenate, insulti. Tutto come un balletto. Giravolte, giravolte, scatti, un salto di qua, uno zompo di là e poi quando te sai la parte a menadito puoi fare entrare le bestie vere e andarli dietro che poi loro ti danno il voto. E come, in che senso? Ti vengono vicino e si ti strusciano contro, ti leccano la mano. Se ti abbassi ti danno tra leccata dietro l'orecchio. Specie le femmine, che detto fra noi sono delle ruffiane. No, no, ormai che siete qui, restateci, che io lavoro lo stesso. Finì. Pare un tango. Aprite le serrande delle gabbie, fate entrare le bestie. Ma che c'è? Che vi prende ancora? Oddio, mi interrompo un'altra volta. Oddio, mi interrompo un'altra volta. Perché vi spaventate? Le gabbie spaventate? Ma no, non ci sono le bestie, mica entrano. Ma dove vivete? Ho qui tutto registrato. Per questo non volevo farvi vedere. Certo, il numero con i leoni, le tigre, le pantere io me lo imparo col registratore. Certo, tu. Certo, i numeri con le bestie tutti i circhi se li prendono già preparati. C'è un allenatore tedesco o americano che allestisce il numero, insegna alle bestie cosa devono fare tirandole su fin da piccole, giorno per giorno, e poi vende tigre e leoni già pronto a recitare il loro esercizio. A noi domatori tocca soltanto seguirle, le bestie fanno tutto loro, hanno un gran senso del ritmo musicale. Se ci fate caso, ruggiscono sempre le varie.
Sentito? Qui il maschio fa un salto. Certo, i maschi dei leoni. Fa uno zompo fin lassù e poi uno, due, tre, ruggito. Qui c'è la scena dove la leonessa fa la ritrosa. Si chiama Senda. Bravissima. Fa finta di non voler salire sullo sgabellone, qui dove c'è appollaiato il leone. Perché è in lite col maschio. Sentito? Che rogna? Oh, mi raccomando, questo del numero già preparato dall'allenatore tedesco. Non lo scrivete? Se no, vi vengo a prendere e vi chiudo nella gabbia insieme alla pantera. Va aperto? Dove eravamo prima? Due. E il pubblico batte le mani. Sì, tutte le sere così. Il pubblico ci casca. Crede che sia per caso. Sentito? Tutto recitato, fa parte del numero. Mio figlio che studia dice che è come da noi, quando cade il governo e poi fanno un passo, scenate, insulti, tutto già preparato, fa parte del numero. Insomma, qui bisogna imparare tutto come un balletto, un salto di qua, uno zompo di là e poi quando te sei la parte a menadito. Vuoi fare entrare le bestie vere e andarle dietro? Che dopo loro ti danno il voto. E come, in che senso? Se ti vengono vicino e si distruggono contro. Ti neccano la mano e se ti abbassi un po' ti danno un'altra legata dietro l'orecchio. Specie le femmine che dietro fra noi sono delle ruffiane. No, no! Ormai che siete qui, restateci. Io lavoro lo stesso. Come devi dare il giro? E poi vuoi una foto? Facciamo la seconda opera qui. Bene. Veniamo dentro. Bene. Sì, una lì, un'altra qua. Benissimo. Bene. Facciamo due. Una lì. Aprite le gabbie! Aprite le gabbie! Fate entrare le bestie! Bene, provato il sonido? Bene, voglio raccontare che questo è un brano da un testo, un racconto dell'autore italiano Dario Fo, incluso nel libro L'amore e lo sghignazzo, si chiama La scannafiere, ma l'opera dura 45 minuti, ma io solo un brano da 5 minuti. Ancora. Perché le spalancate? Per le gabbie spalancate? Ma no, non ci sono le bestie, mica entrano. Ma dove vivete? Ho qui, tutto registrato. Per questo non volevo farvi vedere. Certo, il numero con i leoni, le tigre, le pantere, io ve li imparo con il registratore. Certo, i numeri con le bestie, tutti i cerchi se li prendono già preparati. C'è un allenatore.
Alemán, no. C'è un allenatore tedesco o americano che allestisce i numeri. Insegna le vecchie cosa devono fare tirandole fin da piccole, giorno per giorno. E poi spende tutti i alemani già pronto a recitare il loro esercizio. A noi domatori tocca soltanto seguirle. Le bestie fanno tutto loro. Hanno un gran senso del ritmo musicale. Se ci fate caso, riusciscono sempre in errare. Sentito? Qui c'è la scena, il maschio fa un salto. Certo, i maschi dei leoni. Fa uno zompo fin lassù e poi uno, due, tre, riuscito. C'è la scena dove la leonessa fa la rincorsa. Si chiama Zella, è bravissima. Fa finta di non voler salire sullo sgabellone, qui dove c'è appollaiato il leone. Perché è in lite col maschio. Sentito che rogna, eh? Ah, vi raccomando, questo dell'allenatore tedesco, nel numero già preparato non lo scrivete, eh? Se no vi vengo a prendere e vi chiudo nella gabbia insieme alla pantera, va bene? Dove eravamo rimasti? Ah, la femmina fa le bici. E io allora le tiro per la coda. E poi congiurarci. Qui il pubblico trattiene il fiato. E poi sam, la sculaccia, sciocco di frusta, tutto a tempo di musica. E lei, la leonessa, salta vicino al maschio. Il maschio si strusce, vuol far la pace. E lei, si rivolta con una zampata, sam, uscito, uno. E il maschio scappa con la coda fra le gambe. E la gente batte le mani. Sì, tutte le sere così. Il pubblico ci casca. Crede che sia per caso. Sentito? Fingono di litigare. Tutto recitato. Fa parte di un numero. Non c'è niente per caso. Guarda, mio figlio che studia, dice che è come da noi, quando cade il governo e poi fanno il rimpasto. Scenate, insulti, tutto già preparato, fa parte del numero. Insomma, qui dobbiamo imparare tutto come in un ballet. Giravolte, scatti, un salto di qua, un salto di là. E poi quando ti salta per te, a me la vita. Poi fare in cuore, e andare dietro, che dopo loro ti danno il voto. E come, in che senso? Come, in che senso? Ti vengono vicino e si ti stringono contro, ti leccano la mano e si ti avanzi. Basta, non ti dico tre volte. Ti interessa vedere? Io lavoro.